La raccolta dei rifiuti porta a porta non parte oggi, ma il 13 maggio. La macchina organizzativa ha subito rallentamenti a causa della contingenza economica del momento. Cioè, in pratica, le aziende che producono i cassonetti a causa della crisi hanno dovuto licenziare gli operai che producono i cassonetti e dunque la contestuale vendita ha subito rallentamenti. Prima dell'inizio del servizio di raccolta, però, era prevista una campagna di comunicazione. Campagna che ad oggi consta di due manifesti, dai titoli inequivocabili. Manca poco. È l'ora della differenziata. Questo è quanto ha prodotto l'amministrazione comunale. Invece, come da capitolato, l'ATI Tradico Murge Servizi Ecologici doveva occuparsi della campagna di sensibilizzazione e informazione. In effetti l'ATI ha affidato questo lavoro alla società ACAB Med SRL di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, che ha deciso di dare direttamente l'incarico a 20 ragazzi e ragazze che si occuperanno della distribuzione del kit per la raccolta differenziata. Come ha dichiarato in conferenza stampa l'assessore all'ambiente Carmelo Briano, la società ha scelto dall'elenco completo di tutte le associazioni quelle che risultavano idonee per espletare questa tipologia di servizio. Dunque nessun bando pubblico è stato espletato, come è stato invece fatto alla Terza, dove la stessa società si è occupata della comunicazione per il servizio raccolta rifiuti. Ma quanto guadagneranno i facilitatori ambientali? La somma che percepiranno i facilitatori sarà di 500 euro cada uno. Il compenso però non sarà devoluto ai singoli, ma alle associazioni di cui i facilitatori hanno la tessera di socio. Ad oggi non c'è un elenco pubblico, né tantomeno la sindaco di Medio e l'assessore Briano, a loro dire, sono a conoscenza delle associazioni scelte per svolgere il servizio di consegna dei cassonetti. Questa situazione fa sorgere una domanda. Se i soldi, i 500 euro a facilitatore, saranno devoluti non ai singoli ma alle associazioni, i ragazzi che non sono soci di nessuna delle associazioni scelte come si comporteranno? Saranno costretti ad associarsi a qualcuna delle prescelte per ottenere il rimborso dovuto per l'opera prestata? I facilitatori saranno assicurati in caso di infortunio? Questo è il gradino al quale è inciampato il progetto iniziale di facilitatori. Infatti, durante l'incontro di formazione svolto nei locali in biblioteca lunedì 21 aprile, la questione dell'assicurazione non era stata ancora sciolta, tanto che il rappresentante dell'associazione pubblica assistenza presente all'incontro pose la questione senza avere risposta esauriente. In seguito è stato deciso di addossare sulle spalle delle associazioni il dovere di effettuare la copertura assicurativa, come si legge al punto 7 della comunicazione in carico che le associazioni scelte hanno ricevuto. Dunque il nodo irrisolto della copertura assicurativa dei facilitatori ha convinto l'associazione pubblica assistenza a rifiutare l'invito e dunque a perdere l'occasione di incassare circa 2.000 euro totali per 500 euro ad ogni facilitatore, che divisi per 60 giorni di lavoro ciascuno fanno 8,33 euro al giorno, che divisi per 4 ore al giorno fanno 2 euro all'ora. Dunque la pubblica assistenza ha detto no grazie, perché stipulare un premio assicurativo per l'occasione, per questo lavoro specifico, sarebbe costato troppo e lavorare senza copertura assicurativa stipulata per questo tipo di lavoro sarebbe invece stato troppo rischioso. Pertanto i facilitatori, a meno che le associazioni prescelte non stipulino premi assicurativi per l'occasione, in pratica non avranno una copertura efficace in caso di infortunio. A margine del Consiglio Comunale di ieri abbiamo chiesto un commento al capogruppo del PD Vivi Cassano, qui Rico Arganese. È stata consona una scelta effettuata in sintonia con la Consulta delle associazioni, che è un organo istituzionale, bene avrebbe fatto la società privata a interagire con la nostra consulta per individuare in seno alle associazioni quella che è una serie di persone molto vicine, molto attente all'aspetto ambientale, che forse avrebbero meglio sollecitato e meglio stimolato la nuova raccolta differenziata dei vari processi come deve avvenire.